Ragazzi, buongiorno, buon mercoledì, dovrebbe essere il 3 di luglio. Allora, adesso giro la camera, vi faccio vedere dove sono. Villar San Costanzo. Provo ad approfondire la storia del video l'altro giorno in merito alla pista ciclabile che c'è, che poi finisce con confine comune di Dronero. Giro la camera, cosa vi faccio vedere, almeno qua ho fatto un giro per Villar e sono riuscito a trovare dove parte sta ciclabile. Spero di non errare, se no qualcuno mi correggerà poi. Qua sono davanti alla chiesa parrocchiale. Vado su di assieme a Periciccio. Io faccio questi video qua perché intanto sta di nuovo piovendo. Verso Mosca, sono già andato verso Cuneo e certi punti diluviava. Allora, l'unico punto dove vedo qua che inizia una riga gialla, adesso accosto e cerchiamo di capire assieme sti cartelli, analizzandoli bene. Allora, lì in alto a destra c'è il cartello pista ciclabile, cioè bicicletta e pedone. Vedete lì davanti per terra, quando io arrivo da Dronero in direzione Villar, devo dare la precedenza a questa strada qua a destra, no? Io adesso non dovrei stare qua con la macchina, ma intanto non c'è nessuno. Come ho detto l'altro giorno, i ciclisti e le mosche quando piove non escono. Ecco, qua c'è il marchio per terra della bici e del pedone, il cartello lì barrato di rosso. Io devo dare la precedenza a questa strada qua. In teoria mi fermo perché se arrivo veloce è come avessi uno stop più che la precedenza. Qua abbiamo l'ingresso di un'officina e qua c'è via Birrone, c'è di nuovo top per terra il simbolo dell'omino, la bicicletta, i triangolini da dare la precedenza. Boh. E praticamente saresti sempre fermo, fai 20 metri fermo, 10 metri fermo, no? Bellissimi i fiori qua, l'arredo urbano molto molto bello. E qua viene la cosa di nuovo curiosa di questa pista ciclabile. Villar hanno preso un sacco di punti con questa cosa qua. Guardate qua la riga gialla, che curva che fa, no? Adesso stacco il telefono, mi fermo, intanto sono fermo. La pista ciclabile gira qua, va lì sulle strisce pedonali lì, perché non prosegue su per Villar, no? Gira lì sulle strisce pedonali. Potete vedere che c'è il cartello sia da una parte che dall'altra e viene in qua. Questa è la direzione che va verso la provinciale per Busca. Adesso accelero un pochino. Ecco qua è un punto anche che le biciclette possono viaggiare tranquille. Qua non devono dare la precedenza a nessuno. Fan zigzag per il pullman. Cioè, questo percorso qua lo vedo logico per il pedone, ma non per la bicicletta. Ecco qua c'è di nuovo un cartello barrato di rosso e non c'è più la riga gialla. Qua si perde. Proviamo ad andare avanti. La Madonna che roba! Questo è praticamente l'uscita di Villar. Ecco che qua arrivo a uno stop riprende la ciclabile. Cartello blu, marchi per terra. Andiamo avanti. A volte si stringe a un metro neanche. Qua abbiamo una macchina parcheggiata sulla ciclabile. Qua non so se posso farla, ma comunque si capisce l'idea. E andrà di lì, penso. Bypassiamo quel tratto lì che c'era l'operaio
che stava tagliando l'erba, facciando l'erba. Andiamo su di qua, qua è sempre Villar, ed ecco che qua dietro la chiesa risbuca la pista ciclabile, il cartello, e parte di qua proprio. Traccio un po' il traffico, ma fa niente. Gli omini per terra, la bicicletta, omini, bicicletta. Qua non bisogna dare nessuna precedenza, che non ci sono cartelli, ok. Andiamo su. Qua andiamo nella fermata del bus. Qua c'è di nuovo un cartello barrato. Non ci sono i simboli per terra come là in precedenza, di dare la precedenza. Non è difficile da capire sta ciclabile, no? Continuo a viaggiare. Qua parte di nuovo col cartello blu, l'omino e la bicicletta. Qua abbiamo la lavanda che copre quasi tutto la ciclabile. Qua abbiamo di nuovo la bicicletta barrata. Ah, perché c'è dall'altra parte, ve la faccio vedere, non so da dove aveva attraversato, eccola che è dall'altra parte. Qua la bicicletta è barrata, là c'è di nuovo la bicicletta. No, qua è una cosa molto molto strana. Qua c'è di nuovo l'omino e la bicicletta, il cartello lì c'è solo più la bicicletta barrata. È molto molto strano da interpretare, almeno io non ne sono all'altezza. Viaggiassi in bici non ci capirei niente, viaggerei al posto delle macchine, intanto la strada è di tutti, come si dice, e con la bicicletta viaggerei tranquillamente, ma senza proprio considerare sta pista ciclabile. E qua finisce tutto, no? Entriamo in Dronero, cartello lì blu barrato, marciapiede. Oh, questa è la pista ciclabile di Villar San Costanzo. A voi i commenti, io non so a spiegarmela. Boh. Ciao ciao ragazzi, al prossimo video, sperando in un futuro più soleggiato. Zio, ma c'è il mio?